salutiamo Sergio Marchionne, così visto che è arrivato in sala. In questo pieno di informazioni, sostanzialmente le persone hanno fatica ad avere tempo e spazio per ricordare, ma nel momento in cui uno non riesce a ricordare il passato, ad allargarsi con la memoria al passato, questo gli impedisce anche di immaginare il futuro, perché non ha metri di paragone. Allora, sul futuro, a me viene da dire questo però, che è un tema molto di massimo, appunto, è quello su cui poi discutiamo. Che cosa succede però? Perché la gente, pur stando meglio che in passato, è più pessimista, sente di più la crisi, ha più paura? Perché ci immaginiamo che oggi la società sia più violenta che in passato, quando non è vero? Se voi guardate, uno dice, ma oggi come siamo violenti, oggi che cosa siamo diventati? Non so, nel 2009, ultimi dati disponibili, ci sono stati 600 omicidi in Italia. Nel 92 erano 1800, cioè erano il triplo. Per oggi ci sentiamo più insicuri. È colpa dell'informazione, è vero in parte, che porta in casa continuamente tutto quello che succede ovunque. Però che cos'è che ha cambiato, io penso, la nostra percezione del presente? Ed è il fatto che c'è un dato vero e reale, che siamo la prima generazione, cioè oggi per la prima volta, perlomeno dall'inizio del Novecento, le persone, i genitori, hanno la sensazione che i figli non staranno meglio di loro. Che cosa faceva la differenza? Che nella sua sofferenza, nella sua fatica, vedeva magari il figlio o la figlia che non erano alfabeti. Andare alle scuole elementari, andare alle scuole medie, aveva una speranza di miglioramento culturale, sociale, di miglioramento economico. Questo era quello che faceva la differenza. Oggi questa sensazione non c'è, oggi i genitori pensano che di fronte a loro, che i figli faranno fatica, hanno paura del precariato, sanno quante famiglie vivono dei risparmi dei nonni, e allora vedono in questo senso un declino del paese. E questo è un dato vero. Poi mi fermo perché sto parlando troppo. Ma c'è un punto che io però dico, e qui parlo quelli poi al secondo tipo di lettere ai ragazzi. Non è che è scritto da nessuna parte che uno che ha 20 anni oggi è condannato al declino, è condannato a rinunciare, è condannato alla precarietà. Perché poi il futuro è nelle mani di ognuno di noi, le possibilità sono nelle mani di ognuno di noi. Sta a te decidere se vuoi essere tu una di quelle che scriverà uno di quei bei film che andremo a vedere, uno spettacolo teatrale, perché qualcuno lo farà. Non è che la nostra società adesso ha finito, ha smesso, non si farà più niente, non si scriveranno più libri, non si faranno più giornali, non sarà più informazione, non ci sarà più nessuno che inventa un vaccino piuttosto che una cura o un computer. Il punto è che dobbiamo crederci, provare ad esserci, perché se pensiamo che il futuro non esiste, che siamo già condannati, sicuramente non andremo da nessuna parte.